dedico tutto quello che abbiamo fatto a Carmelo Tuccio e a tutta la città di Gela, solo questo. Una squadra che ha meritato di vincere il campionato. Ma sì, direi di sì, dai, fino all'ultimo l'abbiamo dimostrato con una prova di grande carattere. Carmelo Tuccio lo voglio tanto bene e lo stimo e lo amo, veramente, te lo dedico tutto. È bello perché alla fine abbiamo dimostrato di essere un tutt'uno. Grazie a Tuccio e grazie a tutti voi per questa grande soddisfazione. Forza Gela! Ce l'aspettavamo perché eravamo i più forti veramente, dai. Se l'abbiamo dimostrato in campo, in tutte le partite, tranne qualche... per qualche piccolo problema che è venuto all'inizio, ma poi per il resto. Si vede l'unione della città anche per quanto riguarda degli eventi belli e importanti come quello dello sport. Credo che sia di buon auspicio perché questo è un passo per migliorare, per avere un futuro più roseo. Anche con il calcio, dobbiamo lavorare anche in altri settori, però questo è un buon auspicio. Il tifoso ama la propria città? Assolutamente sì, anzi, devo dire che lo dimostra anche nelle manifestazioni evidenti. I gelesi quando vogliono fanno sinergia, fanno squadra, emergono, si sfidano, superano le sfide e si possono anche affermare. Questa è, diciamo, la linea di pensiero e questo è quello che dobbiamo condurre per cercare di far uscire Gela dalla situazione di impasse attuale. E quale significato ha la promozione del Gela in Serie D? È un significato importante per tutta la città perché ci dà un senso di identità e di appartenenza e ci inorgoglisce, insomma, dell'appartenenza a questa città e a questa bellissima realtà territoriale.